Stefano Bruno Galli, che è il capogruppo della lista Maroni Presidente, oggi la maggioranza qui in Consiglio presenta una proposta unitaria per indire un referendum per fare della Lombardia una regione a statuto speciale. Lei è un po' colui che ha elaborato questa bozza di appunto statuto. Ci può spiegare quale sarà l'iter e quali sono i contenuti? Sì, ho elaborato la bozza della richiesta di referendum. Allora, dal punto di vista tecnico si basa su un assunto che le ragioni economico-produttive di oggi, di fronte alla crisi, valgono di più rispetto alle ragioni storiche, etniche, linguistiche che 70 anni fa militarono a favore della concessione degli statuti speciali a 5 regioni. E quindi che la Lombardia, avendo dei parametri come il residuo fiscale, per esempio, che la pongono in una situazione di netto svantaggio nei confronti dello Stato centrale, possa rivendicare la propria condizione di specialità, anche perché negli atti della seconda sottocommissione in Assemblea Costituente, che appunto fu quella che riconobbe gli statuti speciali, il dato economico-sociale ha avuto un peso, per cui si aveva valore allora, può avere peso ancora oggi. Quindi, sotto il profilo, diciamo, tecnico, questo è l'assunto di fondo, la tesi di fondo. Gli aspetti economico-produttivi, oggi come oggi, marcano una differenza rispetto al resto del paese che è conclamata e che deve essere riconosciuta attraverso la specialità. Dal punto di vista procedurale, è del tutto evidente che passeremo in commissione, poi arriveremo in aula con questa richiesta che deve raccogliere i 2/3 dei consensi. Facendo le nostre valutazioni dovremmo esserci dentro ampiamente. Una volta approvata la richiesta di referendum in aula, va in giunta e il presidente della giunta convoca il referendum in una data stabilita e si procederà al referendum. Questo è un referendum consultivo, cioè si consulta la popolazione.